lo spazio a Ettore. Grazie a tutti. Mi sentite anche senza microfono? Microfono. Allora, sono Ettore, come vi è stato detto, e abito a Loppolo non da tantissimi anni, perché in realtà, pur avendo un cognome milanese, cioè di Cavaglià, ho abitato a Milano per tutti i primi 30 e passa anni della mia vita. Poi sono arrivato in questo paesino sperduto, alle pendici della Serra, in un territorio di nessuno, perché è sui confini delle province di Biella, Vercelli e Torino, per cui non si capisce mai quando si fanno le cose con chi si deve interloquire. E in questo paese, in questi anni, diciamo dal 2007 a oggi, è successo una serie di cose, di cambiamenti effettivi, che hanno portato a avere dei doposcuola a Loppolo e a Viverone, dove ci sono una scuola dell'infanzia e una scuola primaria con pochi bambini, ad avere un doposcuola autogestito, che vuol dire che i genitori e le persone che abitano in paese di buona volontà si turnano un giorno a testa e stanno con i bambini. In questo modo riescono ad offrire un servizio a costi irrisori, nel senso che comunque viene richiesto l'iscrizione all'associazione e un contributo per il materiale, però non ha sicuramente i costi che di solito hanno i doposcuola. E facendo questa operazione noi siamo riusciti fino adesso, perché non è che possiamo dirlo per sempre, a evitare la chiusura delle scuole del paese, che per noi era una cosa importantissima, nel senso che un paese senza scuole diventa un dormitorio. Tutto questo lavoro che abbiamo fatto per mettere in piedi queste attività ha anche creato un buon rapporto di vicinato fra le famiglie che avevano figli che frequentavano la scuola, perché fino ad allora ci si guardava in faccia, a volte un po' incagnesco, perché magari quello lì è strano, chissà che cosa fa, chissà da dove viene e così via. Invece con questo lavoro in cui ci siamo riusciti a conoscere, ad avere il tempo per fare delle cose insieme, per frequentarsi e abbassare le difese che di solito si erigono tra le persone della nostra età e della nostra realtà, siamo riusciti a fare anche altre attività, perché uno dei problemi più grossi che abbiamo avuto era che la nostra fascia di età, quindi diciamo dai 35 ai 45 anni, dal 2008 fino ad oggi, come tutte le altre fasce d'età, si è dovuto confrontare con questa benedetta crisi di cui ci dicono tutti e che ci spaventa un sacco, e che forse se la vedessimo o meglio ci spaventerebbe un po' meno, la prenderemo come un momento in cui appunto cambiare, decidere di vivere diversamente. E frequentandosi, molti di noi erano rimasti o senza lavoro o erano in difficoltà lavorativa e così via, e abbiamo scelto come momento per frequentarci, per vederci, per capire anche come viveva ognuno di noi, un orto comunitario che abbiamo fatto al parchetto giochi, grazie al comune che ci ha concesso un'area molto piccola. Questo orto comunitario è stato il momento di scambio, ma è stato anche il momento in cui abbiamo cominciato a confrontarci con la terra, nel senso che con i bambini abbiamo coltivato, seminato, fatto da 2009 fino ad oggi questo piccolo orto didattico. E da questa esperienza è partita poi quella di Coltiviviamo. Coltiviviamo invece è un'altra realtà che esiste a Loppolo, che esiste da poco, anzi compiamo un anno, perché esattamente un anno fa, a novembre dell'anno scorso, con il comune e Semi di Serra abbiamo organizzato un incontro pubblico in cui abbiamo invitato i proprietari di terra di Loppolo, i cittadini di Loppolo, a venire a questo incontro. È stato un incontro molto partecipato, e che cosa abbiamo chiesto? Abbiamo chiesto a quelli che non avevano della terra e non la usavano, un po' come il discorso di Let It Be, di darla in concessione gratuita, in comodato gratuito alle persone che la volevano lavorare, soprattutto a persone in situazione di difficoltà economica e lavorativa. Però il nostro problema era, va bene, adesso magari riusciamo a mettere insieme un sacco di terra, ovviamente essendo pezzi di collina
sono frazioni, no? Sono terreni molto piccoli, quindi è difficile fare agricoltura redditizia intensiva e così via. Mettiamo insieme un sacco di terra, poi riusciamo magari anche a produrre delle cose, poi cosa facciamo? Le buttiamo via? Quindi la prima cosa che abbiamo chiesto è: va bene, facciamo un patto, noi facciamo questa cosa, però vogliamo che i soci di questa intrapresa che stiamo mettendo adesso, stiamo organizzando, diano già la disponibilità per avere questa verdura. Per cui attualmente, dopo un anno di lavoro, abbiamo 3 ettari di terra a disposizione circa, di cui lavoriamo meno di un terzo. Lo lavoriamo a orti e riusciamo con questi orti a dare da mangiare alle persone che lavorano, dare poco reddito, perché non è che siamo partiti con grossi capitali, per cui diamo qualche centinaio di euro di voucher alle persone che ne hanno bisogno e consegniamo al momento 20 cassette alla settimana di verdura ai soci di Cortigliano. Al momento sono 115 soci, mi chiuderei qua, nel senso che mi hanno detto di essere molto breve, per cui non mi dilungo più di tanto. Spero di aver dato qualche pennellata per riuscire poi a fare ragionamenti insieme, che ci apra un po' l'anima. E niente, io credo che quello che stiamo facendo è molto piccolo, è una piccola esperienza, ma che sia molto significativa, per cui ne vado orgoglioso. Grazie.